Nel video di oggi non parlerò di macchine fotografiche, di pellicole o di chimici per la camera oscura. Questo è infatti il primo episodio di una possibile serie sui fotolibri. Naturalmente, la scelta di parlare di un fotolibro piuttosto che di un altro è assolutamente dettata dalle nostre preferenze e i nostri interessi fotografici. Prima di partire, voglio ricordarvi una cosa. Guardare delle fotografie sullo schermo di un computer non è la stessa cosa di guardarle dal vivo in un libro. Ogni libro è infatti pensato per rafforzare l'idea del progetto e racchiuderla in un oggetto fisico, che ha determinate dimensioni e un determinato peso. La carta, la tipologia di stampa e di rilegatura vengono tutte scelte per avvalorare il progetto. Oggi voglio parlarvi di un libro che mi sta molto a cuore, è Kodachrome di Luigi Ghirri. Quella che possiedo è naturalmente la seconda edizione, pubblicata da Mac nel 2012, che ripropone fedelmente il design, il layout e l'ordine delle immagini della prima edizione, autopubblicata da Ghirri nel 1978. Il libro all'esterno si presenta con una semplice brossura e in copertina un reticolo, come il foglio di un quaderno a quadretti, con un omino stilizzato che fotografa con una vecchia macchina e un cavalletto. In questa edizione è presente anche un inserto con un saggio introduttivo di Francesco Zanot. All'interno troviamo una raccolta di 92 fotografie prodotte da Ghirri dal 1970 al 1978. In questo libro Ghirri riflette sulla complessità della fotografia, tra la verità e la finzione, tra la realtà e l'artificio, e su quanto ci sia di illusorio nella sua presunta oggettività, proponendo uno sguardo critico e ironico sul mondo invaso dalle immagini. Partiamo dal nome, Kodachrome. Ghirri prende il nome dalla pellicola più famosa al mondo in quegli anni, la Kodachrome, una pellicola diapositiva che purtroppo non esiste più e che per lui designava la fotografia nel senso più lato del termine. Nell'introduzione a questo libro, Pietro Berengo Gardin scrive: Kodachrome è il nome di un materiale sensibile, a gradazione variabile, capace di fornire, per trasparenza, riproduzioni fotografiche a colori. In pagina sono riprodotte circa un centinaio di queste possibili fotografie, ottenute con un materiale il cui marchio di fabbrica indica, per antonomasia, uno strumento di lavoro con il quale si può comunicare a milioni di persone. Kodachrome non è dunque un messaggio di mercato, ma messaggio in codice. Il codice della comunicazione e rappresentazione della realtà modificata dalla sua stessa rappresentazione. Per capire questo codice è necessario l'uso di un linguaggio la cui analisi permetta di ricondurre all'autore ogni considerazione possibile, estetica o pratica, sul significato del suo lavoro. Vi leggo adesso un estratto della prefazione scritta da Ghirri che troviamo all'inizio del libro. Nel 1969 viene pubblicata da tutti i giornali la fotografia scattata dalla navicella spaziale in viaggio per la Luna. Questa era la prima fotografia del mondo. L'immagine rincorsa per secoli dall'uomo si presentava al nostro sguardo contenendo contemporaneamente tutte le immagini precedenti, incomplete, tutti i libri scritti, tutti i segni decifrati e non. Non era soltanto l'immagine del mondo, ma l'immagine che conteneva tutte le immagini del mondo. Graffiti, affreschi, dipinti, stampe, scritture, fotografie, libri, film. Contemporaneamente la rappresentazione del mondo e tutte le rappresentazioni del mondo in una volta sola. Eppure questo sguardo totale, questo ridescrivere tutto, annullava ancora una volta la possibilità di tradurre il geroglifico totale. Il potere di contenere tutto spariva davanti all'impossibilità di vedere tutto in una volta sola. L'evento e la sua rappresentazione. Vedere ed essere contenuti si ripresentava di nuovo all'uomo, come non sufficiente per sciogliere gli interrogativi di sempre. Questa possibilità di duplicazione totale lasciava però intravedere la possibilità di decifrazione del geroglifico. Avevamo i due poli, del dubbio e del mistero secolare. L'immagine dell'atomo e l'immagine del mondo, finalmente una di fronte all'altra. Lo spazio tra l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande era riempito dall'infinitamente complesso, l'uomo e la sua vita, la natura. L'esigenza di un'informazione o conoscenza nasce dunque tra questi due estremi, oscillando dal microscopio al telescopio,
per poter tradurre e interpretare il reale o geroglifico. Ecco, da qui, da questa immagine, Ghirri inizia la sua ricerca, che si concluderà con la pubblicazione di questo libro. Senza dilungarmi troppo nella presentazione, concludo con le mie opinioni. Trovo questo libro un capolavoro, un libro intelligente che con la sua semplicità apparente è riuscito ad analizzare la complessità della fotografia e a mostrare i cortocircuiti e i paradossi propri di questo linguaggio. Spero che questo video, un po' diverso dal solito, vi sia piaciuto. Ci vediamo a una prossima puntata con un altro fotolibro.